Ben ritrovati al nuovo episodio di Game Evisceration. Io sono Alfred, conosciuto come Stockholm sul web, e oggi con la recensione di Crash Bandicoot It's About Time. Toys for Bob ci aveva notevolmente delusi nel remake di Spyro the Dragon 1, 2 e 3, colpevole la loro incapacità di giostrare bene il movimento della telecamera nelle fasi di velocità più sostenuta e nelle collisioni con i muri invisibili che circondavano i poligoni delle varie mappe, tutti problemi legati all'Unreal Engine mal gestito, ma dopo 22 anni ci riprovano nel quarto seguito ufficiale della serie amatissima dei bambini degli anni 90, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot It's About Time riesce a svecchiare la serie classica di Crash rimasta ferma al capitolo 3 Warped. Rimanendo nel genere del platform 3D a scorrimento, questo nuovo capitolo aggiunge meccaniche ben definite nel mondo dei platform moderni a una serie che era molto basic nelle meccaniche. Sono sempre richieste attenzione e precisione per completare i quadri, ma la difficoltà è stata abbassata leggermente nella campagna principale. Il gioco è completabile in circa una decina di ore, collezionabili a parte, e l'unica pecca che possiamo riconoscere è che a volte nelle sezioni dove il 3D è richiesto, Toys for Bob dimostra gli stessi problemi riscontrati nella trilogia di Spyro. Collisioni con i muri invisibili che porteranno alla morte e un leggero input lag da quando muoveremo lo stick alla risposta in game. Problema importante considerando che il genere richiede comandi precisi e scattanti e non lenti e lagosi. La trama è molto basic. Cortex, Uka Uka e Trophy, imprigionati da decenni nelle dimensioni alternative in cui li aveva rinchiusi Aku Aku, la maschera che da sempre accompagna l'avventura di Crash, grazie agli sforzi di Uka Uka, Cortex, Engine e Trophy riescono a fuggire da questa prigione sfruttando una faglia dimensionale che gli permetterà di viaggiare nel tempo e nello spazio in modo da vendicarsi dei torti subiti in passato da Bandicoot. L'apertura del passaggio ha permesso ai cattivi di tornare a piede libero e porta con sé anche un risveglio inaspettato, quello di quattro maschere quantiche, vero e proprio elemento cardine dello svolgimento della trama e delle nuove dinamiche di gameplay. Quello che dovremo fare è attraversare i vari schemi, a volte in modalità classica alla Crash e a volte con l'utilizzo di power up come le nuove maschere che ci permetteranno di fermare il tempo, invertire la gravità o creare nuove piattaforme. Il gioco offre un ottimo connubio tra classico e moderno, come nelle impostazioni di gioco, per esempio potremmo scegliere la modalità moderna con vite infinite o la classica dove partiremo con le classiche 3 vite di stock fino ad arrivare a un massimo di 99 con la collezione dei frutti Wumpa. Oltre a ciò sono disponibili challenge più complicate che aumentano anche se in maniera esigua la longevità del titolo, del tutto simili ai livelli bonus che siamo abituati a riconoscere della serie. È stata pensata anche una serie di minigiochi in modalità cooperativa in locale, come passarsi il controller vita dopo vita tra gli amici, che in questo periodo del Covid è proprio una bella idea passarsi il controller smocciolati degli ospiti. Vero? Bravissimi! Delle piccole sfide, corsa al checkpoint o a chi rompe più casse. La cosa che realmente è una pulita con la pelle di Dino, che però ci ha fatto storcere il naso, è che per recuperare tutte le gemme ci sarà chiesto di morire il meno possibile e raccogliere il maggior numero possibile di frutti Wumpa, 40, 60 e 80% di frutti nel livello. Meccanica davvero non necessaria nella serie di Crash, proprio perché non è una meccanica da platform antico, bensì da platform rage completista di stampo moderno. Una meccanica alla Meat Boy o a un Celeste, di certo non adatta alla serie di Crash. Inutile parlare di design di mappe, personaggi o grafica, in quanto è perfetto in uno stile cartunoso estremamente simile all'originale. Colonna sonora accettabile così come il doppiaggio. E se per caso vi foste stancati di giocare col marsupiale arancione, è possibile giocare livelli secondari con i villain del gioco e persino con Tauna, che l'hanno fatta bella cicciottella e chiapputa. Si vede che i nuovi gamer piacciono così il tipo. Dal punto di vista tecnico, su PS4 gira 60 frame roccei ed essendo già multipiatta non è scontato pensare che il gioco potrebbe ricevere un porting su PC negli anni a venire, anche se attualmente non ci sono notizie a riguardo. Inoltre vogliamo ricordare che la versione per Switch è stata portingata direttamente da Toys for Bob. In ogni caso non ci spieghiamo, data la grande richiesta del nuovo titolo, non abbiano voluto tenere la bomba per l'uscita di PS5 e di farla uscire sulla console dell'attuale, quasi scorsa generazione. In conclusione, Crash Bandicoot 4 è senza dubbio il capitolo più fresco e dinamico della serie, anche se certe cose potevano non essere inserite, in grado di far invecchiare rapidamente anche gli ottimi remake che sino ad ora erano i migliori esponenti del Crash moderno. Il lavoro svolto sulla trilogia iniziale ha sicuramente dato il giusto know-how della serie e di ciò che i giocatori si aspettavano da un quarto capitolo, e Toys for Bob ha dimostrato di essere in grado di metterlo a frutto con un'esperienza inedita che è stata ben svecchiata per essere una serie di Crash, ma che non offre niente di nuovo al panorama dei giochi platform. Considerando il prodotto terminato, direi che il voto che senza dubbio esso si merita è un 7 pieno.